Il giornale radio di Centro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Guardia di Finanza Napoli. Inizia la fase 2 anche per il mercato del falso. Sequestrati 60.000 articoli contraffatti, tra cui 2.600 mascherine pseudoprotettive. Denunciati due responsabili. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, oltre 60.000 articoli contraffatti, tra cui 2.600 mascherine per bambini. In particolare, il gruppo Pronto Impiego, partendo dal monitoraggio dei flussi commerciali in ripresa nella zona mercatale della Maddalena, ha individuato, nell'area industriale del quartiere Poggioreale, un 47enne di origini cinesi che, a bordo della propria auto, era entrato in un'area adibita a deposito container iniziando a prelevare delle scatole da uno di essi. I successivi approfondimenti hanno permesso alle Fiamme Gialle di riscontrare che all'interno del deposito erano presenti altri 8 container, tutti nella disponibilità dello stesso soggetto, contenenti calzature con marchi contraffatti di note grife sportive quali Adidas, Nike e Fila, pronte per essere immesse sul mercato come falso d'autore. Al termine la merce è stata sottoposta a sequestro e il responsabile è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.